Protesta dei lavoratori di pubblica utilità, temono di perdere il sostegno assicurato da un progetto regionale. Francesca Coppola. Finora si sono occupati di pulizia dei giardini pubblici, di sistemazione e decoro dei cimiteri, di manutenzione delle scuole e delle strade, di amministrazione del patrimonio dei comuni. Sono i lavoratori di pubblica utilità, 2.600 persone, che da dicembre rischiano di riavvolgere il nastro della loro esistenza e tornare disoccupati. Quasi tutti ex dipendenti di aziende private, poi licenziati, sono tornati lavoratori attivi con un progetto della regione che li ha ricollocati per 6 mesi presso decine di comuni, un periodo che sta per terminare. A dicembre non ci sarà continuità per nessuno di noi, quindi famiglie, ex lavoratori, percettori di ammortizzatori sociali da dicembre saranno senza continuità di reddito e noi vorremmo avere un incontro per capire quale sarà il nostro futuro. Percepiamo all'incirca 580 euro al mese per 80 ore di impegno nei lavori di pubblica utilità. Noi abbiamo pulito tutte le scuole quasi di Napoli. Facciamo dei lavori che in questo momento il Comune di Napoli ha mancanza di giardinieri, di fognatori e noi stiamo sostituendo tutto. Inascoltata finora la richiesta del sindacato USB di un tavolo istituzionale con l'assessore regionale Sonia Palmeri, un incontro che però i lavoratori chiedono con urgenza. Chiediamo di fare presto prima che nuovamente diciamo, tanti precari e tante precarie tornino per strada e inventarsi qualcosa per sopravvivere. Non vogliamo il reddito di cittadinanza, dateci un lavoro.